Bella a tutti, Free Weeders. Domani a mezzogiorno, appuntamento importantissimo a Milano. Ci sarà un appuntamento di pressione politica organizzato anche da alcuni esponenti del Partito Democratico. Ringraziamo il consigliere comunale di Milano, Daniele Naum, che ha fatto e sta facendo una grande pressione per portare le istanze dei cittadini verso il Comune di Milano, ma poi anche in Parlamento. Allora, domani ci sarà un evento dimostrativo, dove il consigliere comunale si accenderà una canna, chiaramente poi vedremo come si svilupperà la situazione. È ovviamente una provocazione, ci saranno diverse associazioni, ci saranno diversi attivisti, io invito tutti ad andare, chi può, io purtroppo non riesco ad andare, ma sicuramente con la mente siamo presenti e ci auguriamo che nelle prossime, diciamo, apparizioni, i prossimi eventi vengano organizzati magari con un po' più di preavviso, c'è stato, ci siamo sentiti e magari in un orario in cui si può anche partecipare, arrivando magari un po' prima, diciamo magari nel pomeriggio o nella mattina. Ecco, vedremo come si svilupperanno le cose. Anche Matteo Salvini ha voluto dire la sua con un post un po' generico, così simpatico, ironico, che vediamo in sovraimpressione così. Però ora sentiamo le parole del consigliere comunale di Milano, Daniele Naum, che ringrazio ancora, e appuntamento domani a mezzogiorno davanti a Palazzo Marino. Bella a tutti i Free Weeders, fino alla libertà. Grazie Presidente. Gli atti di disobbedienza civile sono sempre nobili e lo dico perché ho apprezzato l'atto della consigliera Giovanatti, ma io giovedì farò anch'io un atto nobile, non di disobbedienza civile, ma di obbedienza civile. L'avevo detto e lo farò. Giovedì mi accenderò una canna davanti a Palazzo Marino per sostenere la legge in discussione alla Camera, che permetterà di coltivare quattro piantine per andare contro anche a una follia sul fatto che le sezioni unite della Cassazione permettono per determinate finalità l'uso, la coltivazione della piantina, ma la legge invece vieta l'autocoltivazione, e per il fatto anche che l'illegalità della cannabis permette un introito alle mafie di 7 miliardi. E noi dovremmo sottrarre quell'introito alle mafie e dovremmo permettere di avere questi 7 miliardi per noi. E in più, siccome uno che si autocoltiva la piantina rischia il processo e poi si procede, questa cosa ingolfa i tribunali, ingolfa le carceri. Sono andato recentemente con il presidente della sottocommissione carceri Pedroni, abbiamo parlato anche con il direttore del carcere del Beccaria. Abbiamo parlato anche con altri direttori delle carceri, per questa legge assurda sul testo unico sugli stupefacenti, le carceri sono piene di detenuti che per piccolo spaccio riempiono le nostre carceri. Per protestare contro questa follia io mi accenderò una canna davanti a Palazzo Marino e non commetterò un reato, perché l'uso personale non è un reato, per cui siamo alla follia della legge, perché uno per comprare commette chiaramente un reato, ma per consumare no. Allora andiamo oltre. Togliamo questo proibizionismo che è un crimine, sosteniamo questa legge, permettiamo ai cittadini italiani di piantarsi le piantine e di fumarsi le proprie piantine senza commettere un reato, sottraiamo i soldi alla criminalità organizzata che grazie a quegli introiti poi finanziano la prostituzione, finanziano tutti i crimini illeciti, e sosteniamo questa cosa. La conferenza sarà organizzata, l'iniziativa dimostrativa, dai Gruppo del Partito Democratico, Radicali Italiani, Associazione Enzo Tortora, e invito tutti i consiglieri, mi rivolgo anche a lei, consigliere De Chirico, che è stato coraggioso, tutti i consiglieri del Consiglio Comunale di Milano sono invitati davanti a Palazzo Marino per questo gesto dimostrativo, e mi raccomando, un appello al Parlamento italiano. Approviamo questa legge. Permettiamo a tutti di autocoltivarsela, sottraiamo i soldi alle mafie e avremo più introiti anche per investire nelle politiche sociali. Grazie.